bamboo. Benvenuti a Tutti Frutti, siamo alla Triennale di Milano che presto aprirà le sue porte al pubblico con le mostre dedicate a Enzo Mari, prorogata fino a settembre, a Vico Magistretti e a Les Citoyennes. E Milano, nella settimana in cui solitamente è animata dal Salone del Mobile, ospita la manifestazione Design City organizzata dalla rivista Interni con meravigliose installazioni, come quella progettata dall'architetto Mario Cucinella nella Biblioteca degli Alberi. Never had nothing, no one to care. That's why. Un'installazione che ha una forma simbolo dell'infinito. Questa installazione si chiama United for Progress, adesso detto in italiano, Uniti per il Progresso, è anche una parola bella, progresso, che non è proprio la stessa che dire sviluppo. E quindi l'idea che in un momento così difficile siamo uniti intorno a un'installazione che rappresenta una forma anche organica ed è chiamata Uniti per il Progresso, mi sembra che sia anche un po' una metafora bella, no? Del racconto di quello che sarà anche per noi il progresso di domani, no? Che sarà quello di stare insieme, no? Uniti anche su questi temi dell'ambiente, uniti su questi temi sociali, uniti per combattere questo anno e mezzo di difficoltà. All'interno di un parco che è già un luogo dell'incontro possibile in questo tempo, questa arca, l'abbiamo chiamata, questo piccolo teatrino, teatro, diventa un po' anche il luogo dell'incontro e credo che in questo parco ci stia, che ci sia un luogo di raccolto, no? Un luogo dove le persone si possono incontrare e trasformarlo anche in un piccolo palcoscenico, no? In un momento così complicato anche per il mondo dell'arte, no? Quindi questo che diventi un po' questa piccola destinazione. La città ha deciso anche in questo momento della Design Week comunque di non annullare tutti gli eventi, almeno di farne uno che sia anche un po' simbolo di questa ripresa, no? Quindi l'idea di costruire un luogo per stare insieme, un luogo dove forse è un po' un modo per che questo luogo avvolga un po' le persone, un po' quel sentimento, no? Che abbiamo avuto negli ultimi tempi, un po' di distanza. Ecco, forse ridurre quelle distanze a cui siamo stati obbligati è un segnale, sia per il design che in qualche modo dimostra che è sempre un'arte importante per la nostra vita, e l'altro in un luogo così aperto e così bello come questo nel cuore di Milano. Quindi sì, direi che è un atto di resilienza, resilienza e resistenza a una cosa che ci impedisce di fare le cose che abbiamo sempre fatto, no? Quindi questo è un po' il senso di questa installazione. Il post-Covid non dovrà essere solo un ritorno a come eravamo, ma come potremmo essere in qualche modo migliori di prima, no? La città è ancora disegnata per funzioni molto precise, no? L'abitare, il lavoro, il divertimento, il teatro. Oggi tutto questo, per una strana coincidenza o per una condizione particolare, il lavoro è diventato un po' la casa è diventata un po' il lavoro, la scuola è diventata un po' la casa del lavoro, quindi si sono un po' rotte quelle frontiere a cui siamo stati abituati per tanto tempo. Allora l'edificio comincia a prendere delle forme diverse, no? Anche l'idea che, come siamo già tutti multitasking, gli edifici cominciano a diventare multitasking, quindi ci lavoro ma ci vivo e studio, e queste cose che erano in nuce prima, però non abbiamo mai avuto forse né il tempo né il coraggio di affrontarle in una maniera così, con una riflessione così profonda. C'è un altro suo progetto che si ispira alla terra, vive di terra e fa in qualche modo sperare di poter realizzare il sogno di una casa per tutti. È la visione di un romagnolo, di un imprenditore, Massimo Moretti, che costruisce stampanti 3D e che un bel giorno ha pensato che forse questa magnifica tecnologia che ci accompagna in questi ultimi tempi potrebbe essere messa al servizio dell'umanità. Produrre materiali è uno dei grandi temi dell'ambiente, il cemento, il vetro, l'alluminio, sono tutti materiali molto costosi dal punto di vista ambientale, no? Allora, da una parte abbiamo l'ambizione di costruire a zero emissioni e a zero chilometri, però dall'altra parte non è così semplice, no? Quindi
questa casa è un po', come dire, è un cambio talmente veloce, per dire, vabbè, abbiamo costruito così, ma perché non la facciamo con la terra, no? Allora, combinare una tecnologia come quella delle stampanti 3D con tutto quello che c'è dietro dal punto di vista digitale, con una materia così antica, con delle nuove forme, apre uno scenario nuovo, no? Credo che sia un po' questo anche il ruolo di un architetto, di un imprenditore, cioè trasformare una visione in un oggetto fisico e dici, ma si può fare.